fa. C'è però da dire che con molta onestà che un pareggio avrebbe fatto comodo sia alla Ternana sia alla Civitanovese, ragion per cui anche i padroni di casa che vediamo a sinistra nel vostro teleschermo a un certo punto hanno capito che forse era meglio non rischiare più di tanto e si sono accontentati del pareggio. La Civitanovese, come era ovvio, ha attaccato di più e la Ternana si è difesa abbastanza con ordine. Tra l'altro tra i rossoverdi rientrava il portiere Alberto Raggi dopo un lungo infortunio, rientrava Esposito che ha scontato la squalifica ed ha subito anche una brutta influenza, e c'era Giorgio Ritreo in attacco al posto di Bruno Spinelli infortunato. Dicevamo Civitanovese subito in avanti, ma in maniera abbastanza scontata. Questa è una punizione di D'Amico, è stata l'occasione più grossa della Ternana. Avete visto che Grilli si è fatto sfuggire la palla e è dovuto intervenire in due tempi. Questo è Coppola che si gira bene e lascia partire un tiro che finisce abbastanza alto sulla traversa. Il campo era abbastanza pesante, anche se non sembra da queste immagini. Qui c'è un tiro di Sopranzi ben parato da Raggi. Dicevo, campo abbastanza pesante che di solito consente alla Civitanovese di schiacciare gli avversari nella propria area, ed il fatto di non aver rischiato più di tanto testimonia a favore della Ternana, che è riuscita indenne da questo campo, come vi dicevo, abbastanza brutto, pur giocando in 10 negli ultimi minuti per l'espulsione di Eritreo, maturata per doppia ammonizione. Vedete gli abbracci di fine partita.